Amici, buongiorno. Guardate questo piccolo pezzo di intervista a questa bravissima campionessa di nuoto. Provato fino alla fine, mi dispiace, però sono lacrime di gioia, ve lo giuro. E sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Ma veramente? Sì. Come forse saprete, è stata molto criticata anche da atleti, da campioni e da campionesse, e invece a me piace tantissimo. Vedo proprio un segno di nuova coscienza in questa giovanissima ragazza che per un centesimo non è arrivata terza, non è arrivata sul podio alle Olimpiadi ed è arrivata quarta. Ed è felicissima, è davvero felice. La sua non è una finzione. E mi colpisce in questa intervista la giornalista che sembra incredula, sembra dire qualcosa come: ma questa atleta è matta. Come fa a essere così felice, a dire addirittura che è il giorno più felice della sua vita? Ebbene, nella nuova coscienza emergente, una giornalista del genere si chiederebbe: sono matta io forse? E non se è matta lei. Di che cosa voglio parlare, cari amici? Di quanto siamo troppo attaccati ai risultati. Nella bellissima Bhagavad Gita, Krishna dice: impegnati con tutto te stesso. Ovvero metti energia, amore in ciò che fai, ma lascia i risultati a me. Ebbene, cari amici, io mi auguro che questa giovanissima campiona, campionessa, sia vista da tanti ragazzi e ragazze, perché è proprio un esempio da seguire. Infatti, quando nella vita diamo troppa importanza ai risultati, saremo sempre infelici. La felicità non viene mai da ottenere ciò che vogliamo, ma da contattare quella luce in noi che è libera da qualsiasi obiettivo, da qualsiasi desiderio, da qualsiasi meta da raggiungere. C'è tra le parole più belle mai pronunciate sulla terra 2000 anni fa: beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Che cos'è per te la purezza di cuore? Questa giovane ragazza non è forse un esempio? Un abbraccio con tanto amore, cari amici.